Bene amici di Mitico Snake, benvenuti in questa nuova video recensione. Allora, in queste settimane mi è capitato di provare il Mediacom Foampad S501, un dispositivo di fascia media. Beh, devo dire che dispositivi di fascia media a me poco convincono, però devo dire che questo Mediacom Foampad S501 è riuscito a convincermi stranamente sotto alcuni aspetti. Ma detto questo, andiamo a scoprirla insieme nella video recensione. Iniziando dalla confezione di vendita, si presenta molto simpatica ed elegante e, oltre al dispositivo, al suo interno troviamo un adattatore da muro con cavetto USB micro USB 2.0 per la ricarica e cuffie auricolari on-ear con cavetto anticappuggiamento tipo una fattura e un manuale rapido delle istruzioni. Per quanto riguarda le dimensioni del dispositivo, abbiamo un 143,6x72,2 con 8,3 mm di spessore, con un peso contenuto di soli 154 grammi. Il dispositivo è racchiuso in un corpo completamente in plastica, laddove sulla parte posteriore vengono ospitati la fotocamera da 8 megapixel, i flash LED e il primo microfono per la riduzione dei rumori, ed una griglia nella parte bassa laddove viene ospitato l'altoparlante di sistema. Sotto la scocca posteriore troviamo una batteria integrata non rimovibile da 2250 mAh, due slot per l'inserimento della doppia SIM in formato micro per entrambe ed uno slot per l'espansione della memoria interna. Il frame laterale riprende il colore della scocca posteriore laddove vengono ospitati sulla parte sinistra il bilanciere del volume, sulla parte destra troviamo il pulsante per l'accensione e spegnimento blocco, sulla parte superiore troviamo il jack connettore da 3,5 per l'inserimento delle cuffie e nella parte bassa troviamo il jack di connessione per usufruire della ricarica micro USB ed il secondo microfono. Sulla parte anteriore invece troviamo il vetro Gorilla Glass laddove vengono ospitate la griglia per la cassa auricolare, i sensori di prossimità accelerometro, il LED di notifica e la seconda fotocamera da 2 megapixel e nella parte bassa del display troviamo i tre pulsanti soft touch retroilluminati. Parlando dell'ergonomia, il dispositivo, anche essendo un 5 pollici, si tiene molto bene in mano. Grazie alla sua rifinitura in plastica sulla parte posteriore, si riesce ad avere un touch in filo molto gradevole al tatto e non molto scivoloso. Per quanto riguarda il display, invece, abbiamo un'unità da 5 pollici, IPS, LCD capacitivo e multitouch, con risoluzione per 960x540 pixel, con una densità di 220 ppi per pixel. La riproduzione dei colori risulta essere molto fedele alla realtà, mentre invece ad inclinazioni un po' accentuate il colore tende a scurirsi un pochino, ma posso ben dire che sotto la luce diretta del sole non ho avuto nessun tipo di problema nella visualizzazione dei contenuti. Per quanto riguarda la componentistica hardware interna, troviamo un processore MediaTek MT6582 Cortex A8 quad core da un CLS3 con GPU Mali 400 ARM MP2 accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, di cui circa 5 GB sono a disposizione dell'utente, e la memoria può essere espandibile fino a 32 GB con microSD esterna. Il tutto vanno a girare Android 4.4.2 KitKat, che purtroppo sin dal 2014, anno della messa in vendita del dispositivo, MediaTek non ha rilasciato nessun tipo di aggiornamento software. Parlando delle reti, al dispositivo manca la banda da 800 MHz, che ciò non ha influito sulla ricezione delle varie reti. Per quanto riguarda le connettività, abbiamo il solo ed unico modulo Bluetooth in versione 4.0, mentre invece vengono a mancare il modulo NFC, il modulo GPS e il modulo 4G, che ciò non va ad influire sulla connessione dati. Per quanto riguarda la navigazione in internet, sia in connessione dati sia sotto copertura di rete wifi non si ha nessun tipo di problema e risulta essere abbastanza buona e riesce a seguire il movimento delle nostre dita. Per quanto riguarda i vari tab aperti, la gestione risulta essere abbastanza buona ed il passaggio da una pagina all'altra risulta essere anche abbastanza veloce. Per quanto riguarda i software, a bordo abbiamo la versione Android in versione 4.4.2 KitKat, che purtroppo sin dall'anno 2014, anno della messa in vendita del dispositivo, non è stato rilasciato alcun tipo di aggiornamento software da parte di Mediacom, privo di personalizzazioni, ma sono state aggiunte alcune funzionalità come, tra le tante, la funzionalità Growth, che permette di
utilizzare il dispositivo anche con i guanti, programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo e utilizzare le gesture a display spento. Per esempio, se noi andiamo a disegnare una C sul display spento del dispositivo, apriamo direttamente la fotocamera. Parlando del software della fotocamera, oltre alla funzione dello scatto standard, troviamo anche la funzione per lo scatto per eseguire un mini clip, la bellezza del volto e lo scatto della fotografia in panoramica. Entrando più nel dettaglio dei software della fotocamera e per quanto riguarda la modalità foto, troviamo altre impostazioni come l'acquisizione della foto tramite voce, il rilevamento del volto, l'acquisizione delle foto tramite il sorriso, vale a dire smile shot, l'HDR e la sequenza scatti fino a 40 scatti in sequenza continua. Per quanto riguarda la modalità video, invece, possiamo scegliere se attivare o disattivare la cattura dell'audio tramite il microfono, impostare l'intervallo rallentatore e scegliere la qualità video. Per quanto riguarda le funzionalità della fotocamera interna, partendo dalla modalità foto, troviamo le funzioni come l'acquisizione della foto tramite voce, il rilevamento del volto e l'autoscatto fino a 10 secondi. Per quanto riguarda le funzioni della modalità video, rimangono le medesime, ovvero scegliere di tenere attivata o disattivata la cattura dell'audio tramite microfono, l'intervallo rallentatore e la qualità video. Dopo avervi parlato un po' dei software della fotocamera, passiamo a parlare di quelli che sono gli scatti. Beh, devo dire, dispositivi di questo genere a me poco convincono. Infatti, grazie al sensore da 8 megapixel, le immagini riescono ad essere abbastanza nitide e soprattutto riescono a mantenere un buon livello di dettaglio. Per esempio, guardate questa macro. Al momento che l'ho scattata sono rimasto senza parole. Per quanto riguarda i video, sempre in condizioni ottimali di luce, riusciamo ad avere delle immagini abbastanza nitide, un buon livello di dettaglio e soprattutto grazie allo stabilizzatore digitale si riesce ad avere anche un'immagine abbastanza ferma della ripresa e riusciamo ad avere anche una buona cattura dell'audio. Per quanto riguarda le foto e la ripresa notturna, il discorso cambia. Si va a perdere un po' quella nitidezza e soprattutto si va a perdere anche la qualità dei dettagli, mentre invece per quanto riguarda le riprese video, grazie allo stabilizzatore digitale riusciamo ad avere un'immagine abbastanza ferma della ripresa e una buona cattura dell'audio. Per quanto riguarda la fotocamera interna invece, avendo un sensore da soli 2 megapixel, per quanto riguarda lo scatto in buone condizioni di luce si riesce ad avere una sufficiente qualità dell'immagine e si riesce a mantenere un sufficiente livello di dettaglio. La stessa cosa vale anche per le riprese video in condizioni ottimali di luce, mentre invece per quanto riguarda sia lo scatto e se alla ripresa video in notturna, beh, devo dire che qui si va a perdere tutta la nitidezza, tutta la qualità dell'immagine e tutta la qualità dei dettagli. Mentre invece per i video, grazie sempre allo stabilizzatore digitale, riusciamo ad avere un'immagine abbastanza ferma della ripresa e una buona qualità della cattura dell'audio. Parlandovi dell'uscita audio in generale, invece, per quanto riguarda la cassa auricolare, non ho avuto nessun tipo di problema con l'interlocutore che era dall'altra parte. Il servizio clienti Windy frustrato. Mentre invece per quanto riguarda l'uscita audio dall'altoparlante, sia per quanto riguarda viva voce sia per quanto riguarda l'ascolto musicale, tende a bracchiare un pochino. Parlando del comparto gaming invece, installando Real Racing 3, il mio gioco di riferimento, i tempi d'avvio, è vero, non sono stati da chissà quale record, si è avviato in circa in 45 secondi, ma dopo che si è avviato, grazie al processore MediaTek MT6582 quad core da 11.3, i dettagli erano al massimo, la giocabilità era buona e devo dire che il calo dei frame, oh, stranamente, era così basso da non riuscire nemmeno a notarlo. Parliamo dell'aspetto più importante del dispositivo, la batteria. Il dispositivo porta con sé una batteria integrata non removibile da 2250 mAh, che mi ha consentito di arrivare a circa 3 ore di display attivo su una base di utilizzo generale di circa 13 ore. Se proprio vogliamo essere esatti,
12 ore e 46. Beh, devo dire che sotto questo aspetto mi ha sorpreso un pochino. Nemmeno il Galaxy Note 3 mio personale riesce ad arrivare così tanto di batteria. Per quanto riguarda i tempi di ricarica invece, il dispositivo acceso impiega circa 2 ore e 20, mentre invece con il dispositivo spento all'incirca 1 ora e mezza. Ok, adesso è arrivato il momento di parlare dei pro e dei contro del dispositivo. Partendo dai pro, iniziamo subito dalla fotocamera. Infatti il sensore da 8 megapixel è riuscito a darmi una buona qualità dell'immagine, una buona qualità dei video e una buona stabilità della ripresa per quanto riguarda i video. E devo dire che è riuscito a mantenere anche un buon livello di dettagli. L'altro pro che ho trovato interessante riguarda il gaming. Infatti grazie al processore MT6582 quad core da 1.3 GHz, il gioco si è avviato ai massimi dettagli, riuscendo a mantenere così una buona giocabilità e, credetemi, il calo dei frame è stato così minimo da non riuscire nemmeno a notarlo quasi. E l'altro pro invece che ho trovato molto interessante è stata la batteria. Infatti avendo una batteria a 2250 mAh non removibile, il dispositivo mi ha permesso dalle 7 del mattino all'incirca di arrivare alle 20 di sera, orario di cena direi, e non è stato male. Per quanto riguarda i contro, ne abbiamo un pochino in più rispetto ai pro. Ecco, tutto qua. Infatti abbiamo la mancata presenza di aggiornamenti da parte di Mediacom sin dal 2014, anno della sua messa in vendita, display poco oleofobico, la mancata presenza del pulsante chiudi tutto nel multitasking, infatti è una cosa che odio tremendamente, chiudere tutte le applicazioni in background una per volta. La mancata presenza dei moduli GPS, Bluetooth e 4G, ma ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. E poi devo dire che ho trovato un piccolo problemino sul Bluetooth, più che altro, più che incontro direi. Infatti il modulo Bluetooth, utilizzando i miei dispositivi smartwatch e cuffie auricolari Bluetooth quasi ogni giorno, è capitato molte volte che si è disconnesso e ho dovuto spegnere e riaccendere il Bluetooth sul dispositivo per far ritornare a funzionare il tutto. Tutto qua, ecco, piccoli problemini che poi si risolvono. Per quanto riguarda la disponibilità del dispositivo, trovarlo nei negozi fisici direi è diventato abbastanza difficile, anche perché dal 2014 da Mediacom è stato messo fuori commercio. Però se ci facciamo un giro su Amazon e su eBay, due degli store online più cliccati, lo riusciamo a trovare sulla fascia di prezzo tra i 140 e i 160 euro e possiamo trovarlo anche in quattro colorazioni diverse, di cui azzurro, arancione, verde e giallo. Quello là che ho provato è il giallo, devo dire molto accattivante. Bene amici di Medico Snack, siamo giunti alla fine di questa video recensione e come di consueto vi invito a leggere la recensione scritta su medicosnack.attervista.org. Il link per l'articolo lo trovate qui in alto a sinistra nelle informazioni per voi alla vostra destra e lo trovate anche in descrizione al video. Insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snack sui vari social, insieme a pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Per Medico Snack, Raffaele Mauriello.